Puchina, andiamo. Va bene, ci vediamo al solito posto allora. Informerò gli altri, ci vediamo lì. L'ora buia e abbiamo delle nuove carte. Nuove carte che ci daranno quale potenziamento? Allora, la fortuna aumenta gli HP di tutti i membri del gruppo attuali. Ok, buono, ma... E invece la fortuna gli SP, che in realtà non è neanche terribile questa. Quindi noi adesso abbiamo una carta in più da poter prendere, giusto? Fermo. Guarda, stavolta me la sono ricordata ancora prima di iniziare. Bravo. Meno male che ogni tanto me lo ricordo, sta stronzata. Allora, c'era una nuova divinazione. Che cosa mi fa? La divinazione della sicurezza impedisce eventi sfavorevoli. Aumenta la probabilità di infliggere alterazioni ai nemici. Ok, rovina non è male. Carica della teurgia, ok. E divinazione dell'azzardo. Io continuerei con questa. Ma se continuiamo con lo stesso modo dell'altra volta, che ovvero continuiamo nello stesso tipo di piano, abbiamo trovato un sacco di mani dorate da sole. Se aumentiamo la rarità, secondo me ne troviamo ancora di più. Sono più soldi e più punti esperienza, assicurati. Ah, che peccato non vedere più Aragaki comunque. Da una parte potrei anche dirti, i suoi equipaggiamenti potrei venderli. Però una parte di me dice non lo fare ancora, non lo so. Vabbè, che tanto, quello che ci guadagneremo sarebbe che cosa? 10.000 yen a dir tanto. Allora, Elisabetta, dove trovo le persone scomparse? 145-150, d'accordo. Un morbidissimo ospite al 128. La nostra spada è strana, bella ma strana. Il suo stocco non è male e Koromaru, vabbè, è carino. Eccola lì, infatti. Fermati lì, pezzo di merda. Poi sto piano già è a... facile trovare le mani dorate, adesso ancora di più. Junpei, non ucciderlo, mi raccomando, che ci serve fare la mano arcana. Bravissimo, ragazzo. Appena entrati al Tartaro, Junpei, Yori subito segna il suo primo strike. Ah, cacchio, no. Punti esperienza, mi dispiace, però con le mani d'oro si va sempre sul sicuro. 13.000 punti esperienza, boiade. Oh, c'è una porta della monade. Ma poi scusami un attimo, stavo pensando alla divinazione della sicurezza. Ma quindi c'è qualche piano che molto probabilmente ti fa incontrare il mietitore? O magari più sali più alta la possibilità di trovarlo? Occhio della luce. Il nostro nemico è sempre il braccetto con la spada, niente di che. Mano arcana ottenuta e otteniamo due carte, perfetto. Oh, ecco qua il gattino. Ed ecco qua di nuovo il samurai. Oh, abbiamo subito trovato la sua debolezza? Colpisci, succube, però non uccidere, per favore. Mi serve. Brava ragazza. Mano arcana, otteniamo. Ok, ok. Non è niente di eccezionale, ma lo accetto. La cosa importante è sempre prendere il folle. Poi il resto, dobbiamo ricordarci che però lui deve aumentare la velocità assolutamente. Cioè Oni già era 30, che non è niente eccezionale, ma molto meglio. Comunque succube con 46 di magia, tanta roba. Anche Ariti, però la usiamo come supporto lei. Ecco qua il micino. C'è un gattino in un posto del genere. Comunque dobbiamo proteggerlo, per favore. Torna immediatamente indietro. D'accordo. Il gatto mi ha offerto qualcosa. Che cos'è? Una chiave? Frammento del crepuscolo, ottimo, grazie. Ok, ora direi di proseguire la nostra scalata da questo piano in poi, per poterci prendere uno più mani dorate e più possibilità di trovare appunto la mano arcana. Mitsuru sale di livello e apprende potenza congelamento, che non è una cattiva idea. Mi sono appena reso conto di una cosa: avere Koromaru e cercare le mani dorate è la cosa migliore che ci può capitare, perché Koromaru adesso di default abbassa la precisione e l'illusione di un nemico, quindi non può, cioè difficilmente può fuggire. Cacchio, Koromaru deve rimanere in squadra. Però non voglio aumentare solamente lui. La forza, gli SP di tutti i membri. Non è male, però... D'accordo, dai, prendiamola. Ho ancora degli slot liberi. Poi tanto arriverò sempre che mi mancherà una carta che mi serve e non riuscirò ad ottenerla, mi arrabbierò e dirò vabbè, fanculo. Come al solito. Ok, questo sembra buono. Ha la stessa debolezza di Ariti, però Ariti la terrei comunque per le magie di cura. Potrebbe essere interessante. Il mio nome è Komokuten. Sarò i tuoi occhi che vedono ogni cosa e ti proteggerò da tutti i demoni. Va benissimo. Auto Tarakukaja non ci serve perché abbiamo già chi lo fa. E assalto ignobile al posto di questo. Resurrezione, fammi indovinare, sopravvive a un colpo fatale. Non male. Oh, bellissimo Siegfried.
Siegfried mi piace. 44 di attacco, è anche più forte di uno di questo. Un po' meno resistente però. E non ha nessuna debolezza. Siegfried è tanta roba. Sembra interessante. Vorrei costruirlo per bene. Oh, comunque sto gioco, incidenti fusione, veramente è una roba di un raro. Mi chiamo Rangta. Tu sei me, io sono te. Non osare morire e lasciarmi qui. Qualcosa si evolve? Beh, proviamoci. Sì, sì, è finalmente successo, sì. Megidolan. Stavo pensando che con le carte che abbiamo possiamo creare effettivamente Siegfried. Danno da taglio pesante a tutti i nemici. Potenzia taglio ce l'abbiamo. Le carte per aumentare il critico ce l'abbiamo. Potenzia un solo bersaglio ce l'abbiamo. Se troviamo potenzia più bersagli possiamo farlo. Carica eventualmente lo togliamo per coprire la debolezza. A posto. Quindi direi di fare la cosa più intelligente, usare loro due e poi al massimo me li ricompro. Quindi chance di critico, potenzia chance di critico, bersaglio singolo e supporto medico. Tanto è già a livello 10, aumenterà di sicuro di livello. Il mio nome è Siegfried, il mio potere è ora tuo. Insieme saremo invincibili, cavalchiamo verso la morte. Eh beh, certo. Che d'altronde una persona con una sola debolezza schifo non fa. Ah, guarda la prossima abilità che cos'è. Amplifica chance di critico. Ok, ok, inizi già a essere interessante. Lama turbinante. Danno da taglio grave a un nemico. Non è male, danno grave, mentre questo è danno pesante, attenzione. Potremmo renderla una persona d'attacco singolo, certo. Vorrebbe dire attaccare più volte più nemici. Però può essere un buono scambio. Amplifica taglio, ottimo. Va bene, vuol dire che ti useremo. Ah, ma guarda un po'. Oh, a quanto pare nascondi un nuovo potenziale. Le persone che hai ottenuto entrano in risonanza, portandoti a livelli sempre maggiori. Che cosa abbiamo ottenuto? Un nuovo attacco. Ok, di chi? Ok, Siegfried più Mitra. Ok. Io però non ho capito una cosa di questi attacchi. Cioè, se le mie persone sono più potenti, il danno sarà maggiore? Cioè, nel senso, in questo momento Siegfried è già molto forte. Se io potenzio anche Mitra, sarà ancora più forte l'attacco? In teoria non l'ho capito. Ignora la resistenza, danno da taglio grave a tutti i nemici. Perfetto. Sai che quasi quasi lo tengo proprio come persona singola d'attacco. Tu, che cos'hai per me? Abbiamo fuso Rangda, ok. Hai di certo fatto assurgere Rangda al livello desiderato. La richiesta è completata. Il destino di Rangda è scontrarsi con l'imperatore Barong per tutta l'eternità. Non importa quale tra i due subisce una sconfitta, entrambi torneranno in vita per continuare il loro scontro. Immaginati fonderli entrambi. Di certo succederebbe qualcosa di interessante. Del tipo? Ecco la tua ricompensa. Stile estivo femminile. Possiedi Dai Joshu con l'abilità Rigenerazione 3. E ancora dobbiamo fare Oberon. Scusami, a questo punto. Ma zio, eccolo qua. Ecco fatto Oberon. Sembra che tu abbia un Oberon con le caratteristiche richieste. La condizione della richiesta è stata soddisfatta. Ecco la tua ricompensa. Uniforme femminili. Carro Mitras. Possiedi Mitras a livello 26. Mitras a livello 27. Perfetto. Percepisco che hai fatto assurgere al livello desiderato, portando così a compimento la richiesta. Credo che questo Mitras abbia un potenziale ancora maggiore. Se incontrerà un'altra entità che riesce ad affiancarlo, potrei ottenere un potere ancora superiore. Guarda caso. Spero che tu te ne possa ricordare. Già fatto, vai tranquilla. Oh, ma tutti i premi per queste fusioni sono solamente vestiti? Possiedi Mothman con Aghilao. Guarda, neanche a farlo apposta possiamo fonderlo. E Baphomet ha proprio Aghilao che ci serve. Hai di certo fatto assurgere Mothman al livello desiderato. Richiesta completata. Però devo dire che è un aspetto molto carino. Non c'è da stupirsi che la gente lo cerchi spesso. Ecco la tua ricompensa, vestito da maid. Aspetta, per chi è? Non ho neanche guardato la prossima richiesta, fermi un attimo. Per Mitsuru, speravo in qualcosa di un po' più, sai. Prossima richiesta? Titania Matarakukaja. Allora, ce l'ha lui Matarakukaja. Dobbiamo solo tornare indietro. Ed infine, eccola qua, Titania con Matarakukaja e Masukunda, così, per raggiungerci anche questo. Che poi fare tutte queste fusioni a metà del gioco è solamente un costo, non è neanche un guadagno. Certo, portiamo avanti la questline di Elizabeth e tutto il resto, eh. La richiesta è stata completata. Titania, la regina delle fate, è moglie di Oberon. In altre parole, il suo potere è ineluttabile. Di certo ti sarà di grande aiuto, non la userò mai, sappilo. Uniforme maschile. No! Siegfried con stoicismo, no! Ho appena fatto Siegfried, io!
Che palle! Sei una donna terribile, tu. Sei una donna terribile. Dovrei avere, esatto, lui con stoicismo. A saperlo prima non lo facevo, perché mi bastava fondere lui con lui ed eravamo allo stesso identico punto. Non avremmo cambiato nulla. E sai qual è il problema? Che adesso me li dovrò ricomprare di nuovo. Ed eccolo di nuovo qui. Una delle carte che dovremmo mettergli sicuramente sarà più avanti nel gioco, ma è quella di ridurre della metà il costo degli HP. Quella sicuramente è una carta che ci serve. A prescindere da tutto, abbiamo creato una gran bella persona. Eccotela qua, Elizabeth. Me lo potevi dire prima che avremmo voluto fare anche Siegfried, vero? Ora che hai acquisito Mithras e Siegfriedo, potrai finalmente eseguire una loro tecnica speciale. Grazie. Ecco la tua ricompensa. Wow. Wow, prendi sole celeste, che bello. Rigenerazione 3 ai dai Joshua. Ok, è stato un lungo percorso, ma finalmente abbiamo finito tutte le richieste fino ad ora disponibili. Finalmente possiamo proseguire. Andiamo avanti, ragazzi. Ora puoi avanzare, non sappiamo cosa c'è. Sì, grazie, lo so. E grazie a tutti voi se siamo arrivati fino a qui, ovvio. Il piano 145, ma non c'è traccia della fine del labirinto. Percepisco una presenza molto forte, ma è ancora piuttosto lontana. Raggiungiamola con calma. Su, come no. Ok, vediamo come va la nostra nuova persona. Lama turbinante! 700 di danno con un attacco normale. Non male. Oh, ma in sto piano vedo un sacco di ombre alterate, eh. Ah, una porta della monade. Andiamo. E c'è di nuovo la torre. Il più che mi sono reso conto adesso che abbiamo una squadra solamente di taglio. Ecco fatto. Mano arcana, fantastico. Oh, finalmente qualcosa di buono. Ed ecco qua. Oh, la nostra piccolina che era scomparsa. Oh, ma mani arcane buone adesso? Solo quella del matto è uscita? Dai, su, ho bisogno di altre carte per l'impeto arcano io, eh. Oh, che cavolo. Però la temperanza non va bene. Potenza bersaglio singolo, che sfiga. Potevi darmi potenza bersaglio multiplo. E andiamo a salvare la piccola Maiko. Deve essere una delle persone scomparse. E andiamola a salvare. La prossima 156-160. Ok, facciamo un po' di cambio visto che Koromaru è a corto DPS. Mi porterei dietro Akiko, ma è tanto avanti, maledizione. Il problema è che adesso che non abbiamo più Shinji, l'unico che fa i colpi è Akiko. Il problema è che Akiko adesso è troppo avanti di livello. Abbiamo una squadra intera di persone che fanno gli attacchi da taglio e sparo, ma uno solo che fa i pugni. Maledizione, se solo Shinji lo potevamo salvare. Niente, adesso ormai è il giro della sfortuna con le mani arcane. Questi segnali, questo movimento. L'ombra avida si sta avvicinando. Oh no, di nuovo lei. La manona gigante. Oh no, me ne devo andare, scusatemi. Ci risiamo. Credo che sconfiggendola potremmo ottenere qualcosa di buono. Volete seguirla? E andiamo. Ehi, il signor Manileste ci sta rubando il bottino. Dobbiamo metterla in riga. Andiamo allora. Ricevuto. Il bersaglio fugge a grande velocità. Dovete raggiungerla in fretta. Intanto qua è tutta fortuna. Inseguitela. Quindi è andata a sinistra. E ora? Dove è andata? A destra o a sinistra? Boh. Andiamo a sinistra. L'abbiamo presa. State lentamente recuperando, tenete duro. Io non ho capito se sta roba ha senso o no. Vabbè, andiamo. Dovrei essere in grado di identificare la direzione che ha preso in base alla posizione che si può dedurre dai suoi passi. In che senso? Sono piuttosto sicura che sia andata da questa parte, andiamo. A sinistra, io avrei detto a destra, ti giuro. E da cosa l'hai dedotto, Aegis? Perché io non lo so. A destra, per forza, non lo so. No, l'abbiamo persa, che fregatura. Che fregatura. Una gemma, no. Si è pure dato uno schiaffo da sola, stronza. Sono lieta che stiate tutti bene. Peccato che però quell'ombra sia fuggita. Sembra che abbia portato via anche tutto il tesoro di questo piano. Non riesco a credere di aver mandato a monte tutto. La prossima volta ne prenderà di santa ragione. Oh, ma pare che quell'ombra abbia lasciato cadere qualcosa nella fuga. Andiamo a controllare. Wow. Almeno ora ho ben chiaro l'aspetto di questo piano. Grazie al nostro inseguimento vi guiderò fino alle scale. E vai. Oh, ma guarda, qualcosa di utile c'è però. Una mano d'oro. È comunque una consolazione. Vabbè, almeno sono saliti in due di livello, dai. Un paesaggio che non cambia mai è davvero soffocante. Sti commenti ogni tanto, Fuka, tu proprio... Non lo so, fra i nostri navigatori che abbiamo avuto fino ad ora, in tutti i vari persona, Fuka è quella un po' più...
Un po' così, eh. Oh, ma guarda, due tizi vestiti di bianco. Oh, è debole al taglio, e allora è facile. Perfetto, mano arcana. I danni dell'assalto verranno aumentati. Oh, finalmente. Mi scoccia solamente una cosa sto giro, purtroppo devo ammettere che ho fatto male i conti e probabilmente dovrò sacrificare una carta per la mano arcana, che non potrò avere o il diavolo o giustizia, quindi non posso avere o il doppio degli oggetti o due carte in un turno solo. E se devo scegliere, preferisco avere due carte piuttosto che più oggetti. Certo, più oggetti vuol dire avere più soldi, però sto giro me la sono proprio giocata male. A meno che non avremo fortuna alla fine dei piani, quando arriveremo appunto alla prossima porta della monade che ci darà un'altra carta. Lì avremo anche un'altra carta aggiuntiva. Oh, il piano blu, il piano scuro. Un'altra carta aggiuntiva. Orrori nell'oscurità. Trovo una zona oscura nel Tartar, ma l'avevo già trovata. Ah beh, forse sto giro è perché l'hai trovata senza che fosse il gioco a mettertela. Qui la visibilità è pessima, riesco a vedervi tutti, ma almeno neanche il nemico riuscirà a vederti. Mantieni la calma, ce la farai. Vabbè, in realtà no, io vedo e so dove sto andando, nonostante tutto. Ma guarda un po' chi è un nemico normale adesso. Abbattuto con un colpo solo addirittura. Oh, che mietitore, ma va. Ma che mietitore, ma te sei pazzo nel culo. Ma meno male che era un piano corto e sapevamo già dove andare. Non sono ancora pronto per quella battaglia. Ah, è ancora qui. Oh cazzo, ma ci sta inseguendo veramente il bastardo. Ci ha seguiti fin quassù, scappate. Scusami. Ah, ma letteralmente ci... Scusami, voglio vederlo che si avvicina. Potrei anche tentarla, ma è meglio evitarlo. Eccolo lì, andiamocene, va. Che in realtà non vorrei che ci segua per tutti i piani lo stronzo, eh. No, beh, qua è una zona boss fight, dai, non può seguirci anche qui. Occhio agli attacchi coordinati quando affrontate più nemici insieme. Concentratevi su un avversario alla volta, è più sicuro. Eh beh, certo. Ma è avverto una presenza ai piani più alti. Ci vado, vai tranquilla. Dunque, abbiamo due testoline e una torre. Se non hai intenzione di spostarti, ci penseremo noi. Secondo me uno di loro è debole all'oscurità. La butto lì. Iniziamo a tentarle un po' tutte. Ok, quello assorbe il vento. Difesa aumentata, sei proprio stronzo. Andiamo a colpirli. Ok, non hanno tanta vita comunque. Questo mi sa che è debole al fuoco. No, forse no. No. Peccato. Lui però forse è debole all'elettricità. Adesso lo scopriamo. Aia, ma che stronzo. No, neanche. Ho scelto proprio il giro sbagliato di compagni qua, eh. Allora, sistemaci un attimo tutti, tu. Sbaglio, è cambiata l'animazione. Carico e concentrato addirittura. E allora, perdonami, ma è il momento di provarla. Caos Scarlatto. Bello. Bellissima l'animazione. L'abbiamo fatti fuori con un colpo. D'altronde siamo i leader mica per nulla, eh? 33.000. Porca miseria. Per aver fatto tutto io da solo. Beh ragazzi, siete stati totalmente inutili. Continuate così gente, andiamo avanti e... Oh, aspettate un momento, Yukari-chan. Sulle mani, hai delle vesciche. E quindi? Come fai a saperlo? Sì, ho qualche vescica, ma non ho problemi a scoccare comunque. Non sforzarti troppo, allora. Concordo, per fortuna al momento non sembra grave. Se le vesciche ti danno fastidio, però, posso farti una fasciatura. Ricevuto, grazie Fuka. Sembra che ultimamente ti preoccupi molto più di per noi. Davvero, sono felice di poter dare una mano. Dopotutto il compito di supportarvi. Beh, andiamo, leader. Sì, andiamo avanti. Il mietitore a sto giro non dovrebbe seguirci, vero? Manto dell'eroe. Ok, è per Ken. Annulla la confusione. 224 di difesa. Però questo c'ha più 3 di magia.
Al momento io gli terrei questo, per il momento. Ed ecco un'altra porta della monade. Brava Yukari, che al suo primo arrivo fa subito una mano arcana con Imperatrice. La zona è nostra, vuoi mandare avanti qualcuno? Ma ti dico di no, guarda, abbiamo la porta della monade. Ancora Temperanza, ma basta. Il gioco andrà avanti finché non l'accetto. Finché non accetto Temperanza, di sicuro. Cos'è quello? Uno scarabeo ancora più grande. Ma che cosa sarà debole con questo scarabeo, eh? Che c'ha le lucine di Natale in testa. Rivoluzione, più chance di critico, fra. Ti sei messo nei casini da solo, sappilo. Abbiamo Mr. Junpei che fa i critici quando vuole lui. Blocca però i colpi, bastardo. E io, che c'ho Siegfried, porca puttana, se non mi blocchi i colpi da taglio. Sei finito. Bastardo, blocca tutti i colpi lui. Tutti i colpi fisici li blocca. Quanto ci fai che blocca anche questo? No, i colpi da sparo no, però è debole al fuoco. Dovevo immaginarlo. Spero di non ucciderlo, vorrei una mano arcana. Bravissimo. Oh, è sopravvissuto, ma pensa un po'. Ed è andato, peccato. Mano arcana però, che culo. Il carro. Vabbè che tanto tutto ciò che otteniamo è l'aumento del livello delle carte, non è neanche chissà cosa. Lo fanno apposta, lo sanno che io voglio una carta in particolare e non te la daranno mai. Ancora. Madonna mia, quanto mi sta sulle palle sto sistema che lo fa apposta. Niente, solamente Temperanza e carro escono, lo fanno apposta e lo sanno. Ecco, ora si è aggiunto anche l'imperatore. E anche lo ierofante. Tutte quante le carte che non ci servono. Oh, finalmente lei apprende un attacco pesante. Un'altra porta della monade. Niente, madonna mia. Quanto odio quando succedono ste cose nei giochi. Hai bisogno di una singola cosa. In sto giro 2 non te ne esce neanche una. E il gioco lo sa, lo fa anche apposta. Oh, finalmente un attacco decente, Junpei, dai. Altri 3 livelli. Alleluia, sia lodato il Signore. Oh, non sarà giustizia, però va bene uguale. Sono soldi che ci entrano nelle tasche, almeno. Tipo adesso, guarda un po' il culo. Sono 2 chiavi. Certo non è la stessa cosa che avere 2 carte, però meglio di nulla. Allora, leone bianco, sembri un avversario forte. A cosa sarà debole? La ruota bestiale danzante. Non lo so, ma io vado di teurgia. Vado sul sicuro, la sprechiamo subito e va a cagare. Ok, sembra essere resistente al vento comunque. Non fa tantissimo danno, ma mi sa che ha una buona fortuna col critico lui, eh. Mi sa che l'amico qui... Anzi, sai che ti dico? Andiamo di oracolo, così se ci carica, andiamo con Aegis con il doppio del danno. Non volevo usarla subito così. Ah, che sfiga, dai. Avrei preferito la carica, vabbè, non importa. Vai Aegis e spaccalo. Che in questa modalità Aegis è fighissima. Fa un sacco, madonna mia, critico così boostato all'improvviso. Vediamo. Bella l'animazione con lei, che vola anche. Non l'avevo mai vista nell'assalto lei in modalità d'attacco. Grandissima. No, ci ho sperato, dai. Stavo già per farti i complimenti. Vai di critico? No, maledizione. Speravo in un critico di Siegfried per poterlo abbattere e avere la mano arcana io. Sì, mi sa che è un po' tardi per il potenziamento. Puoi resistere a tutto quello che vuoi, ma mi sa che è tardi. No, dai, Aegis. Porca miseria. Eccotelo qua il critico, però adesso l'ammazziamo. Era troppo tardi. 38.000, madonna mia. E Siegfried è aumentato di livello, dai. E si ottiene amplifica taglio. Ora sto piccolo stronzo è ancora più forte. Abbiamo già il 75% in più di danno da taglio. Le possibilità di critico. Giusto, devo mettergli anche il potenziamento del bersaglio singolo. Ecco perché non facevamo ancora più danno. Mi ero dimenticato di tutto ciò. Un'ombra nemica annientata, sei eccezionale nel prendere decisioni, Phoenix-san. Ottimo lavoro, Aegis. La tua modalità furia è stata grandiosa. Lo scontro è stato facile come bere un bicchiere d'acqua, come si suol dire. Lo so. Adesso riprendiamo l'esplorazione. Mi stavo dimenticando di questo potenziamento. Potenzia bersaglio singolo. Al posto di stoicismo,
che è utile, sì, ma neanche troppo. Certo, con tutti sti potenziamenti, avere una sola debolezza può essere un problema. Sarebbe meglio togliere supporto medico in cambio di una resistenza all'oscurità. Per il momento direi che supporto medico fa il suo lavoro. Cosa troviamo in questo forziere da 3 oggi? Uno stocco per Mitsuru. 231 più 30 SP. Beh, dai, non è male. Mentre da questo lato... una pietra, incenso, ok, va benissimo. Sto pensando di utilizzare un po' dell'incenso che abbiamo per aumentare già la fortuna di Siegfried, così da boostare ancora di più i critici e aumentare l'agilità di questo per non essere sempre l'ultimo a fare le azioni. Per il momento li tengo ancora da parte. Altro forziere, ecco qui il forziere, vediamo se ci apre la porta dell'orologio. Fermaglio incantato e niente orologio, peccato. Altra porta della monade. Koromaru sale di livello e oggettivamente non è neanche niente di che l'abilità. Altra mano arcana e ovviamente ci prendiamo i soldi. Scherza scherza, ma un bel po' di soldi li ho già recuperati. Siamo di nuovo a 500.000 yen. Purtroppo la carta del diavolo l'ho trovata relativamente tardi, quindi i soldi che faremo con gli oggetti saranno molto di meno secondo me, a meno che non mi metto a farmare un po' prima di uscire. Però comunque dai, almeno non sono andato sotto. Siamo al piano 158, ma c'è una presenza potente qualche piano più avanti. Ok, di nuovo il mietitore? No, forse è solo un guardiano normale. Io però farei comunque attenzione. Altro forziere da 2, vediamo se ci apre quello dell'orologio. Body da guerra per le signorine. Trovato. Chi è che al momento è sotto e ha bisogno di allenarsi? Sai che io butterei su Mitsuru perché è quella che utilizziamo oggettivamente di meno, e Koromaru. Koromaru perché secondo me ha tante cose buone da darci, e Mitsuru appunto perché è quella che usiamo di meno. Eccola qua. Però è anche vero che Koromaru lo utilizziamo tanto. No, va bene, è indietro, e anche Mitsuru è quella più indietro. Ed eccoli qua che salgono di livello. Così è quasi barare comunque. Concentrazione, ok, non male. Mentre Koromaru, vabbè, Mamudon, niente di che. E Maragidain, attacco tempesta, taglio leggero a un nemico. Niente di che, tanto meglio questo, eh. Senti Fuka, mi fai ritornare indietro? Così semplice l'animazione, vabbè ci sta dai. Tutto questo solo per togliere Mitsuru dalla squadra, in realtà neanche tanto. Abbiamo da recuperare qualcun altro ora. E direi di togliere anche Koromaru, però mi fa comodo i suoi attacchi di buio. Però adesso è di tanto in alto, quindi porterei Aegis. Ok, ecco un'altra persona scomparsa, ma sembra quello che voleva menare Sanada, uno dei tanti. Altro doppio di chiavi grazie al diavolo, ed ecco qui la persona scomparsa. Prossima persona, 162-168, ok. La zona è nostra. Ok, mandiamo qualcuno. Tanto non ci sono persone scomparse o porte da queste parti. Dunque, che cosa hai trovato? Niente di che, ti ringrazio. Non abbiamo ancora visto il nuovo attacco di Sanada né di Ken, effettivamente, ora che ci penso. Vabbè, proviamolo. Bello, già che parte con sta lama elettrica, bellissimo. Figo, davvero bellissimo. Non ha fatto grandissime quantità di danno, però davvero bello. Rianima gli alleati. No, adesso non ha senso usarlo. Ok, abbiamo due cavalieri neri qui. Tra 11 piani rilevo il piano di confine. Ok, altri 11 piani. 172, ok. 11 piani, ce la possiamo fare. Dai, forza. Vediamo a cosa siete deboli. Ok, inizi tu il turno allora. Va benissimo. Tu vai di teurgia, così ci aumenti le statistiche a tutti. Perfetto, brava ragazza, è esattamente quello che volevo sentirti fare. Ci ho sperato che fossero deboli alla luce, eh. Ci ho sperato. Mazunga! Maledizione, Aegis. Ok, mi sa che sono sia magici che fisici questi. Ora non si crede. Ok, hanno anche un bel po' di vita. Ma secondo me non resisteranno al prossimo colpo. Caos Scarlatto. Bellissima poi l'animazione. Semplice, figa, potentissima. Abbiamo fatto 4.000 di danno così a gratis. Ottimo, 42.000 alla Madonna. Ok, ondata di caldo, fantastico. A tutti i nemici. Yes.
Ottimo, ora dovremmo poter continuare. Che ne pensi, Star? Possiamo andare? Ovvio, ci manca 11 piani. Ma in realtà queste risposte non c'entrano nulla con quello che ha chiesto. Possiamo andare per niente, cosa vuol dire? Mi devo preoccupare? Beh, da un po' che siamo in prima linea. Beh no, ti ho messo da poco in realtà. Volevo solo ricordarti di farti sentire se hai bisogno di qualcosa. Sanada Senpai, sembri più calmo di prima, è una cosa positiva. Dovevi proprio aggiungere l'ultima parte, è una cosa positiva, eh? Comunque, muoviamoci, la strada da percorrere è ancora lunga. Andiamo allora, Fra. Incenso della magia e forziere da due che contiene... costume? Il tetraostacolatore. Posso usare quell'armatura? Anche se ora non mi sta, di certo crescerò, mi starà a pennello, eh beh certo. Tetraostacolatore, sopravvive con un HP. Non è male, non è sicuramente male. A noi ci starebbe da Dio, però questi 10 punti fortuna, ora come ora, sono un boost troppo importante. Altra porta della monade e una mano d'oro, aspetta, prima andiamo a prendere la mano d'oro. Vorrei giusto sapere a cosa è debole, ti giuro. Ok, un critico, complimenti a Aegis. Dai, se mi dai la carta dei punti esperienza mi fai contento qua. Perfetto, ed è anche il livello 8. Questo vuol dire un boost abbastanza decente. 24.000, ottimo. Di nuovo il coleottero debole al fuoco e ci prendiamo di nuovo i soldi. C'è un'altra presenza potente di guardia all'ingresso al piano di confine. È ancora lontano, ma è meglio tenersi pronti. Altra doppia chiave e una di queste chiavi la usiamo qui. Potenzia bersaglio... oh, finalmente! Siegfried come persona d'attacco singolo è veramente ottima. Ma se riusciamo a trovargli un attacco che fa tanto danno multiplo più avanti, il pensiero glielo possiamo lasciare di cambiarlo. Questa torretta dell'orologio alla fine è utilissima e ringrazio il cielo che l'abbiano messa ogni tanto in giro, ma fino ad ora l'abbiamo usata una volta sola in tutto il gioco. Ed ecco qui anche l'ultima persona scomparsa. Eccoti qua, ti riportiamo indietro e con questo non ci sono più persone scomparse. Quanto è bello trovare questi piedistalli con le chiavi quando hai il diavolo, madonna mia. Ho sempre l'ansia di finirle, perché a differenza di Persona 5 che potevi per esempio craftarle le chiavi, o che comunque Persona 4 ti dava la possibilità di avere la carta che ti donava le chiavi, qui le chiavi sono quasi contate. Altra porta della monade. Cesare apprende zio Dain, attacco pesante elettrico. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Guarda, vai, tanto anche facendo la porta della monade da soli o saltandola cambia veramente di poco. Ce l'avremmo fatta tranquillamente anche senza Aegis. Ok, finalmente, dai, ci siamo. Adesso c'è la boss fight, ok, due serpenti e una mano di pietra. E poi l'ultimo piano. Ok, io prima di tutto farei fuori questi qua, che sicuramente hanno qualche abilità stronza tipo paura o altre cagate simili. Andiamo di castigo divino, vediamo. Bello, non l'avevo ancora visto con la nuova persona, effettivamente, l'attacco vecchio. Ok, metà vita, ci può stare. Mi succhia via gli SP, bastardo. Vediamo di ucciderlo invece uno. Vediamo se anche lui metà vita o se togliamo di più. Ok, un po' più della metà vita. Perfetto. Oh, ma porca puttana. Ma che bastardo. Che culo. Ok, va bene, guarda. Non so come sia stato possibile, ma va bene così. Sappiamo già la sua debolezza almeno. Crepaci. Perfetto, è uno andato. E vai via, anche tu per favore. Madonna. Che culo. Vabbè che abbiamo... ah, due addirittura. Madonna. Non avevo visto che anche Sanada era diventato confuso. Vabbè, tanto ormai la tua debolezza la so. Mi spiace per te, ma è stato veramente un gran colpo di fortuna quello di Aegis. Perfetto, dai che piano piano ci crepi. Non buttarmi via i soldi, per favore. Bravo. Ok, bravissima lei che si è curata. Vabbè, vai di teurgia, tanto voglio dire. Siamo arrivati alla fine di questo giro. Puoi anche usarla. Morto? Ancora per poco?
Resisti che così mi dai la mano arcana. Perfetto, bravo. Perfetto, fatto. Ah giusto, le boss fight niente, mano arcane. 34.000, madonna mia. Tanta roba. Zio Dine, perfetto. Bravo ragazzo. Mahamon, chance fatale media. Niente di che, Come ci si sente a tornare in azione a Madakun? Alla grande, grazie per l'interessamento, Fuka-san. Voglio ringraziare anche te, Star-san, per avermi mandato in prima linea. Voglio diventare ancora più forte per facilitare le cose a tutti quanti. Sei già molto forte. Non devi trattarmi coi guanti, sai, sono grande. Beh, oddio, hai fatto tutto tu adesso a sto giro. Ad ogni modo, Madakun, guardandoti di spalle ho notato una cosa. Credo che tu sia cresciuto. Davvero? Sarà merito di tutto il latte che bevo. Dentro il caffè. Ok, Star-san, andiamo. Beh, il latte non è che ti fa crescere, il latte fortifica le ossa. Dunque, forziere da 3, spero che ci sia un'arma buona. La fascia rapida, ok. Non ha detto nulla, vuoi vedere che è più debole di questo? Sì, e anime da masticare. Niente porta della monada a sto giro, strano. Pensavo che il piano di confine, ok, ce n'era ancora uno allora. Allora vai tranquillo. Pensavo che il 171 era l'ultimo. E se no non sprecavo tutti i colpi adesso. Vabbè, non importa. È solo Hulk Hogan vestito di bianco. Avviciniamoci all'ombra nemica, eliminazione bersaglio avviata. Attacca per primo. Gigas rinvigorito. Allora iniziamo con gli attacchi magici. Ok, mi blocca la luce. Ok, va bene, non ha fatto tanto danno. Essendo l'ultimo nemico, io un controllino alle sue debolezze lo farei, ma giusto per semplificarci la vita, non per altro. Proviamo a sparargli intanto. Ok, non resiste allo sparo. Proviamo a tagliarlo. Oh, ho fatto critico e debole al taglio. Vediamo. No, ho crittato proprio tanto, tanto, tanto. Metà vita con un colpo. Mamma mia, la soddisfazione quando crei una persona fatta bene. 600. Ok, siamo già oltre la metà vita. Vabbè, non ci serve, però. Non è debole a nulla, fantastico. Ti potenzia anche, Vedo che vuoi proprio tentarla fino alla fine, E vedo che ci stai anche riuscendo. Forse dovevo fare Dekunda, così si abbassavano le sue statistiche. Vabbè, non ci ho pensato. Addio. Che bastardo. Te, ti tolgo i bonus, bastardo. Dovevo farlo fin dall'inizio. Hai allungato l'inevitabile per nulla. Su chi è che ha crittato? Su di noi? Meglio curarsi, non si sa mai. Forti sì, ma comunque con cautela. Addio. Sto giro non potevi sfuggirmi, mi spiace. Quanti punti esperienza? 54.000. Sti cazzi. Questi guardiani sono molto più tosti delle normali ombre che ci troviamo in giro. Proseguiamo, o è ora di fare una pausa? Ma va, siamo arrivati alla fine. Capisco, sei proprio forte, Star-san. Oh, ma anche io posso proseguire. Vediamo fin dove arriviamo. Manca un piano, fra. Letteralmente, siamo sopra e siamo arrivati. Anzi, esatto, prima entriamo di là, poi andiamo all'ultimo piano. Vediamo, forziere dorato da 3, che cosa mi doni oggi? Un'armatura seducente. Per chi è a questo giro? Per Fuka. Vabbè, queste tre chiavi ne valgono, dai. Catena di perline. Vabbè, dai. Caruccetta. Tutto molto giapponese, come al solito. Entriamo nella porta della monade. Il tarocco della torre sta reagendo. Allora, prima di tutto abbiamo un minotauro rosso e giallo. Il minotauro 2, tra l'altro, si chiama. Pensa un po'. Porca miseria, mi riflette i colpi. Chi è che... Tutti siamo furenti. No, 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 no. Questo è... Ho già capito. Questo è resistente a tutto. Sto stronzo è resistente a qualsiasi cosa. Grazie, grazie Fuka. Qua Aegis diventa inutile. Provo un attacco magico per vedere cosa può fargli danno. Andiamo di Megidola. Bella l'animazione. Speravo un po' di più a livello di danno,
Proviamo la luce. Vediamo, qualcosa sarai debole, eh. Porca miseria, che male. Madonna mia, se ti sta bene, scemo. Zio Dain, proviamo a paralizzarlo. Dai, qualcosa deve andare. A qualcosa devi essere debole. Ancora... No, abbiamo... No, cavolo, devo fare la ricarica a fuca. Proviamo l'oscurità, vediamo se funziona almeno quella. Perché mi sa che non è debole a nulla. Ho questo presentimento che non sia debole a nulla. E allora continuiamo con Megidolan, per forza. Mi devo ricordare di rimettere in squadra le persone con concentrazione e carica. Io vado di Zio Dain con lui e con Sanada, nella speranza di paralizzarlo. Eccolo. Ok, siamo salvi noi almeno. Guarda, per quanto mi dispiace per gli altri, al momento noi siamo gli unici che possono fare qualcosa volendo. Dai, ce la possiamo fare. Lo so. No, e che stronzo. Qua Aegis è l'unica che si salva. Curati, bravissima. Cura noi, per favore. Aegis ha guarigione rapida, in questo momento è una salvezza lei. La stiamo rischiando male qua la battaglia, eh. La stiamo rischiando tantissimo. Qua senza Fuka che ci diceva le varie debolezze, siamo andati un po' allo sbaraglio, purtroppo. Ok, manca pochissimo. No, provoca di nuovo. Che fai? Va bene, dai, almeno è andato su Sanada. Non importa. Questa battaglia era veramente stronza, stronza, stronza. Questa battaglia non l'abbiamo proprio meritata la vittoria. A sto giro la vittoria non ce la siamo proprio meritata, ma 0-0-0. Speriamo che almeno i premi in giro ne valgano la pena. Arco turbinante. 225,99 auto su Tsukaja. Va bene. Prossimo nemico, una torre, fantastico. A questo giro però la teurgia nostra la teniamo fino alla fine, fino al prossimo nemico. Sono due torri, eh. 999 999, niente più. Non le avevo viste ste cose. Ah, uno è oscuro e l'altro è di luce. Proviamo a vedere. Ok, questa dovrebbe essere facile. Su questa dovremmo essere easy easy. Fra me e Ken questo giro ce la facciamo facile, secondo me. Ok, uno è anche stato scossato, fantastico. È proprio... Sei andato sul nemico sbagliato con quell'attacco, sappilo. Ok, un bel critico. Doppio critico da parte di Aegis. Complimenti, ragazza. Oh, ma a sto giro Aegis sta dando di quelle soddisfazioni mica male, eh. Perfetto. Meno male che abbiamo preso la carta che ci aumentava i danni dagli assalti, perché stiamo facendo... di quei danni mica male. Io sto continuando a switchare da uno all'altro per fare sempre danno luce, danno scuro, danno luce, danno scuro. Prima o poi uno dei due morirà, eh. Perfetto, tutti e due scossati. Ma che soddisfazione è Sanada sto giro. Ma mi sa che sono loro deboli ai vari critici, perché non è possibile che ne sto facendo così tanti. Va bene che erano folgorati tutto il resto, però qua stiamo andando di sfondamento totale. Dai, manca poco e crepi. E uno è andato. Dai, manchi solamente tu ora. Eccolo qua, andato. Torri bianche e nere, non ci sono dei pezzi simili negli scacchi. Ma bianchi e neri sarebbero avversari negli scacchi, perché fare squadra? Per unirsi contro un avversario comune. Altri due forzieri, pantaloncini rossi, mi sa tanto di roba per lui. Per Junpei, ah. Mentre di qua che cosa abbiamo? Le memorie numero 6. È giunta l'ora, domani il principe della salvezza verrà al mondo. Lascerò la penna e il documento in questa cattedrale sigillata, che quando l'effetto delle ombre raggiungerà l'apice diventerà una terra di eternità. Ok, abbiamo un cavaliere bianco ora. È un nemico potente, sei pronto? Ma certo, andiamo. A meno che non ci faccia un insta kill a tutti. Andiamo sul tranquillo. Beh, ci ha già diminuito le difese, voglio dire. Ah no, la precisione. Proviamo prima un attacco normale su tutti. Ok, mi blocca la luce. Vediamo il fulmine.
Ok. Prima dobbiamo provare i vari attacchi. Ok, forse facciamo un critico. Vediamo. Perfetto, bravissime. Beccati anche questo, che così ti becchi anche più danno. Neanche troppo in realtà. Con questo forse riusciamo ad ucciderlo però. Dai, quasi quasi. È quasi morto, dai, almeno quello. E ci diminuisce le difese, fantastico. Ok. Vediamo, debole a niente. E tu? Vabbè, che ormai sei morta. A nulla, fantastico. Teurgia, crepaci. Sì, lo so che tanto la luce non gli fa molto, però tanto questo attacco supera le difese, voglio dire, chi se ne frega. L'importante è fare danno, ora come ora. Tu vai ancora di fulmine. Perfetto. Almeno ha preso la scossa. Almeno ha preso la scossa. Bravo ragazzo. Vai in modalità furia, così almeno lo crittiamo. Madonna mia, sto giro la porta della monada, a parte il primo, sto giro della monada è stata proprio lama turbinante. Non vado neanche di teurgia, guarda. Era talmente easy questo giro che proprio era una kill gratuita. I punti esperienza non erano neanche granché. E apprende Diaran. Ripristina del tutto gli HP di un alleato. Fantastico. Ombra eliminata, ottimo lavoro. Quel cavaliere che abbiamo combattuto poco fa era tostissimo, vero? Come in una favola, sai, quelle in cui il cavaliere salva coraggiosamente una principessa da un drago malvagio. Beh, sono solo storielle per bambini, non è che ci sia una principessa che vogliamo salvare o roba simile. Dico davvero, ok, forza andiamo. Andiamoci a prendere l'ultimo forziere. Quindi prima abbiamo trovato la torre. Cosa troveremo qui? La stella, ok, la stella. Durante la mano arcana potrai scegliere più di... Che bello! Ora abbiamo due carte che ci permettono di prendere una carta in più. Fantastico. O forse è una semplice coincidenza, non lo so. Trovare ogni volta una carta? Io non penso sia una coincidenza. Ed è arrivato il momento di uscire da qui. Prendiamo la nota scritta, il vecchio testo numero 7. Ci hanno detto tutto, questo progetto è malvagità allo stato puro. Abbiamo una speranza, il potere di controllare la propria ombra nata dall'interno. Questo potrebbe salvarci. Questo è un po' Persona 4, quando riesci a controllare la tua ombra ricevi un potere maggiore, che è quello della persona poi. Dunque Elisabetta, ecco il vecchio testo, sono 90.000 yen, grazie. E con questi 90.000 yen arriviamo a 672.000 yen, fantastico.